Nasce dal fallimento della politica e quindi nasce spontaneamente come nascono i fiori in mezzo al deserto. Purtroppo, in questi ultimi 20 anni, ad Arezzo hanno promesso tante cose, ma non hanno fatto molto di quello che hanno promesso. Noi ci ripromettiamo di cercare di fare quello che gli altri non hanno fatto. È Fabio Butali, poliziotto municipale di Arezzo, vice maestro di campo della Giostra del Saracino e volontario della Croce Rossa, il settimo a scendere in lizza per Palazzo Cavallo. A sostenerlo la lista Prima Arezzo. Una lista indipendente, nel senso che ormai il civismo è un termine talmente abusato che non ha più nemmeno, secondo me, senso di essere usato. Noi preferiamo una lista indipendente e comunque fatta di gente normale, di civici. Nelle file di Oreghinelli, a sostegno dell'attuale primo cittadino nella scorsa campagna elettorale, progressivamente se n'era distaccato ed adesso si candida da solo, sempre nell'ambito del centrodestra. C'è un po' di rammarico per dire le cose, ma non voglio nemmeno entrare nel merito chi, come, dove, quando, perché non mi spetta e non lo voglio nemmeno fare. Però oggettivamente di quello che avevamo promesso, di quello che avevamo fatto, è stata realizzata una piccola parte. Vediamo se riusciamo a portare avanti questo progetto fino in fondo, magari con delle piccole migliorie che in corso d'opera sono venute fuori. Cosa vuol portare ad Arezzo? Tanta gente, tanti studenti, tanti turisti. Non a caso l'unico nome certo che c'è in questa lista sarà il nome di uno studente che è stato sindaco degli studenti qua ad Arezzo, si chiama Andrea Talanti, studia Scienze Politiche a Siena e è l'unico nome che voglio spendere perché Andrea è da sempre stato insieme a me. E quindi vogliamo portare tanti studenti, tanti turisti e poche macchine. Tanta gente che viaggia a piedi, ma non perché ce l'ho con le macchine, io sono un motociclista, ma perché non ha senso far vivere questa città alle macchine, è bello farla vivere dalla gente. Sarà la sicurezza per quello che potrà fare un sindaco, che avrebbe potuto fare il sindaco, che chiaramente non sono i miracoli, questo lo riconosco tranquillamente a tutti i sindaci d'Italia, però ci sono delle cose che si possono fare. Io, come ho detto sempre, inserisco la sicurezza in un contesto di città. Se la città funziona bene, la sicurezza è una conseguenza naturale e quindi anche queste isole, come questa splendida piazza che abbiamo qui alle nostre spalle, se viene veicolata e sistemata, tra virgolette, in maniera adeguata, inevitabilmente viene rifiutata da chi la vuol vivere male e viene accettata da chi la vuol vivere bene.